Allora, siamo a Spazio 900 all'EUR, noi siamo organizzatori di vini selvaggi, una fiera di vini naturali che comincia nel 2020 e adesso finalmente raggiunge la sua seconda edizione dopo, insomma, il periodo della pandemia. Quest'anno abbiamo raccolto circa 85 produttori da tutta Europa, Italia, Francia, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca. Abbiamo anche qualche produttore dalla Danimarca. E la scelta di presentare tutti i produttori che fanno vini naturali senza additivi e senza nessun tipo di manipolazione, con il più basso intervento possibile, diciamo così, sia in vigna che in cantina. È veramente importante essere partecipi a queste manifestazioni solamente di vini naturali, è importante sensibilizzare sempre di più, soprattutto i giovani, al consumo di vino naturale. Quindi noi siamo veramente felici, noi di Fattoria La Maliosa, di essere partecipi a queste manifestazioni, soprattutto dopo così tanto tempo, dove siamo stati tutti un po' limitati nelle nostre abitazioni, quindi poter condividere con noi la nostra realtà è veramente molto importante. E soprattutto trasmettere i nostri valori, quindi di sostenibilità a 360 gradi e di un prodotto salubre che possa arrivare a tutte le persone e apprezzare veramente il territorio di appartenenza, come il nostro che veniamo dalla Maremma Toscana. Allora, noi siamo Cascina la Signorina, nasce negli anni 80, nel 1982 in Piemonte, Carpeneto, un'azienda che ha sempre fatto della tradizione e della territorialità una dei suoi valori fondamentali, quindi vigne che vengono curate in maniera biologica, senza l'utilizzo di pesticidi e sostanze chimiche. Noi, la nostra azienda si chiama Podere Anima Mundi, ci troviamo in Toscana tra Pisa e Livorno, facciamo un tipo di agricoltura biodinamica, i vini sono tutti a fermentazione spontanea e naturale e abbiamo sia i bianchi che i rossi che esportiamo un po' in tutto il mondo. Abbiamo cercato di fare una selezione abbastanza larga in tutta Europa e anche un po' al di fuori dell'Europa, e chiaramente tutti quanti frutto dell'impegno e dei giri che facciamo io e Lorenzo fra le varie cantine che ci sono non solo in Italia ma anche in Spagna e tutte quante le ferie più importanti di vino naturale. Cerchiamo di portare solamente vignaioli che abbiano una consapevolezza naturale, una coscienza e non solo persone che insomma cerchino di sfruttare un po' l'onda del vino naturale. Insomma, vogliamo vignaioli che abbiano un cuore in quello che fanno. In questo momento la gran parte dei vini naturali prodotti in Italia vengono esportati sia in Europa che nel resto del mondo, c'è molta attenzione anche in Oriente e in Cina, c'è molto interesse verso i vini naturali italiani ed è per questo che ormai ci sono alcuni produttori che fanno anche delle cuvée soltanto per i paesi dell'est, perché sono in qualche modo interessati a dei vini fatti anche in una certa maniera, assolutamente senza solfiti, assolutamente liberi di esprimersi in qualche modo, e quindi in qualche modo questi produttori italiani sono, come dire, la new wave di un modo di fare vino, di intendere il vino, che appunto si sta esportando molto bene in tutto il mondo.